Ciao, sono Federico e questo è il primo di una serie di video incentrati sulla tariffazione dinamica e su tutte le particolarità legate al mondo dell'ospitalità e non solo. Come ben sai, i danni provocati da una tariffa errata prima dell'era del Web 2.0 erano piuttosto limitati rispetto ad oggi. Ma ora, come possiamo impostare una tariffazione di partenza funzionale e che si adatti prontamente al mercato? Te lo dico io. Con l'ausilio di un concetto base, e vada bene, ce ne saranno tanti nei prossimi video, che è bene assimilare al meglio, la tariffa RAC. La tariffa RAC è la tariffa massima alla quale si possono vendere circa due o tre camere durante l'anno. Abbraccia chiaramente un dinamismo innato, perché relegarla solamente al prezzo massimo che un albergatore è tenuto a consegnare agli organi preposti è un delitto, ovviamente per quelle regioni che hanno ancora di questi obblighi. La tariffa RAC aiuta l'albergatore revenue a testare la tariffa massima e se dovesse vendere più di due o tre camere durante l'anno, appunto, andrebbe immediatamente modificata e comunicata poi agli APT e agli organi preposti, aumentandola. In questo modo si potranno regolare le tariffe in alta stagione e massimizzare i ricavi. Clicca like e condividi con i tuoi colleghi ed amici. Un caro saluto da Federico e dal Franco Grasso Revenue Team.